Buonasera, bentrovati in diretta dagli studi di Telebari. In primo piano la cronaca sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo di Paolo Caprio, il quarantenne ucciso a Bitonto a margine di una lite. Per il giorno dei funerali il sindaco Abbaticchio proclamerà il lutto cittadino. Si sente davvero smarrito, il suo primo pensiero è andato alla vittima, non aveva alcuna intenzione di uccidere quell'uomo e si dice pentito di quanto accaduto. A parlare Giovanni Capaldi, difensore di Fabio Giampalmo, il ventenne di Bitonto, in carcere in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Il ventenne reo confesso e accusato di aver ucciso il quarantenne Paolo Caprio colpendolo con 3 pugni al volto durante un litigio in una stazione di servizio. Il pubblico ministero della Procura di Bari, che coordina le indagini, Ignazio Abbadessa, nelle prossime ore chiederà la convalida del fermo e il ventenne comparirà dinanzi al GIP per essere nuovamente interrogato. Sulla salma di Paolo Caprio sarà eseguita l'autopsia affidata al medico legale del Policlinico Sara Sablone. Intanto il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, annuncia il lutto cittadino nel giorno in cui si svolgerà il rito funebre del quarantenne. Sulla vicenda interviene anche il rettore della Basilica dei Santi Medici di Bitonto, direttore della Caritas diocesana, Don Vito Piccinonna, con un post sui social scrive: occorre abbassare i toni da parte di tutti, quelli scritti, quelli verbali, occorre un salto di umanità, non uccidere è ancora un comandamento, uccidere resta una roba maledetta per tutti. E la Giunta Comunale di Bari ha approvato la delibera di intitolazione del nuovo parco di Loseto alla memoria di Giuseppe Mizzi, vittima innocente di mafia. L'uomo, ricordiamo, fu assassinato brutalmente all'età di 39 anni davanti alla sua abitazione il 16 marzo del 2011 per un tragico scambio di persona avvenuto durante un agguato mafioso a 10 anni da quel tragico evento. Su proposta del presidente del quarto municipio, Grazie Albergo, il parco di Loseto diventa diventerà il simbolo della legalità. Accende fuochi pirotecnici per festeggiare il conseguimento della patente di guida di un parente, denunciato un 46enne al San Paolo. Sentiamo. È stato sorpreso in strada a innescare una batteria di fuochi pirotecnici. L'uomo, un 46enne residente in via Granieri al San Paolo, è stato denunciato in flagranza di reato dalla polizia locale di Bari. Sorpreso dagli agenti mentre faceva esplodere la batteria, ha ammesso il motivo del gesto: stava festeggiando il conseguimento della patente di guida di un familiare. Ed è solo l'ultimo questo di una serie di episodi divenuti oramai quotidiani in terra di Bari. Se da Palazzo di Città parlano di questione culturale e dalle forze dell'ordine alzano il tiro associando alle esplosioni una sorta di linguaggio in codice della malavita, resta che i cittadini davvero non ce la fanno più. Le segnalazioni centinaia al giorno arrivano da più parti. Madonnella, Libertà, San Paolo, Torreammare e Carrassi sono i quartieri più colpiti. A giorni il fenomeno dovrebbe essere oggetto, assieme a quello dei roghi tossici, di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica da tenere in prefettura. E adesso uno sguardo ai numeri dei contagi in Puglia diffusi dal nuovo bollettino regionale. Sono 122 i nuovi casi Covid registrati nella regione su 7.946 test processati. L'incidenza è dell'1,5%. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 2 decessi. A certificarlo il bollettino epidemiologico diffuso sui canali istituzionali della regione Puglia. Una stagione turistica, quella del 2021, che ricalca quella di 2 anni fa, del 2019, strutture sold out per un traffico caratterizzato soprattutto da turisti italiani. Il punto in questo servizio di Alessandra Bucci. È ancora presto per tracciare un bilancio definitivo della stagione turistica ancora in corso, ma la prima proiezione dei dati già ricorda vagamente l'estate 2019, un anno da record anche perché a quel tempo la pandemia Covid non aveva ancora intaccato turismo ed economia. Diciamo che i dati sono in linea per quanto riguarda luglio-agosto. Le strutture hanno lavorato bene soltanto dall'inizio di luglio.
benissimo ad agosto, cioè hanno fatto gli stessi numeri del 2019, però dobbiamo ricordare che la stagione turistica in Puglia 2019 partiva a marzo-aprile. Strutture sold out per un traffico caratterizzato soprattutto da turisti italiani, la conferma arriva dai dati del traffico aeroportuale di Bari e Brindisi che fino ad agosto ha raggiunto la vetta di 850.000 unità, un turismo nazionale dunque che scalza quello straniero, almeno stando ai numeri registrati fino a questo momento. Ma siamo ancora a dati parziali, la stagione non è ancora terminata, la programmazione estiva finisce a fine ottobre e le offerte di volo da e per l'estero sono ancora tutte a pieno regime. La previsione è che il mercato straniero faccia la sua parte, perché voglio ricordare che da sempre i mesi di settembre, ottobre, ma anche fino a dicembre per alcune città tipo Bari sono dei mesi importanti dove il mercato turistico straniero la fa da padrona, perché fondamentalmente luglio-agosto è balneare e gran parte della stagione si basa sul mercato italiano. Da sempre sappiamo che gli italiani non vanno in ferie a settembre, anche se c'è qualche piccolo numero che ci dice che un po' di mercato italiano anche nelle primi 15 giorni di settembre c'è stato. E parliamo adesso di Green Pass, con le difficoltà da parte di molti ad ottenere la certificazione verde per poter accedere ai servizi. Ci raccontiamo adesso cosa è accaduto ad uno studente del corso Erasmus. Sentiamo. Sono stato malato di Covid a Barcellona circa 2 mesi fa e praticamente dall'ASL, chiamiamolo così, catalano, non è stato rilasciato alcun documento valido in Europa e in Italia e di conseguenza io non ho alcuna possibilità e nessuno può prendersi la responsabilità di validare tale documento in Italia. Positivo al Covid in Spagna, torna in Italia ma la malattia non gli viene riconosciuta al fine dell'ottenimento del Green Pass. In una frase, quando la burocrazia riesce a negare anche un dato di fatto. La storia è quella accaduta ad uno studente di ingegneria del Politecnico tornato da un periodo di Erasmus a Barcellona e che lo scorso giugno, durante la permanenza in Catalogna, aveva contratto l'infezione. Peccato che la certificazione che gli è stata fornita all'estero non sia sufficiente per il riconoscimento in Italia e ora Vito, questo è il suo nome, si trova nell'impossibilità sia di essere vaccinato, perché è passato troppo poco tempo dalla guarigione, sia di ottenere il lasciapassare verde. Un problema particolarmente grave per chi frequenta l'università, ma soprattutto per chi, come Vito, risiede all'interno di uno dei collegi cittadini, il dell'Andro, dove è richiesto il Green Pass. La regola per la permanenza nel collegio e di avere il Green Pass. Di conseguenza attualmente sto effettuando tamponi, test rapidi ogni 48 ore per rimanere qui dentro. Quindi questo è chiaramente un disagio, perché si tratta di 15 euro, ammesso che la farmacia abbia accettato di fare questa tariffa, e quindi 15 euro ogni 48 ore. Il caso di questo studente ha molte analogie con altri simili accaduti nelle scorse settimane e ancora rimasti senza soluzione, come quello del docente residente nel Regno Unito che aveva fatto una dose in Italia e l'altra all'estero e al quale non veniva comunque fornito il documento con il QR code. Anche parlando con colleghi, amici della stessa residenza, c'è stato il riscontro che comunque ci sono delle falle nel sistema d'applicazione, quindi che ne so, persone con doppia dose che ne viene contata solo una, casi analoghi alla fine. Basterebbe veramente validare il sierologico come criterio per il rilascio del Green Pass, cosa che attualmente non è prevista. E adesso uno sguardo alle notizie del nostro sito www.telebari.it, lo facciamo con Italo 5 Palmi dalla nostra postazione social. Italo, buonasera. Buonasera Cristina, e allora l'utilizzo delle pedane esterne per ristoranti e locali di Bari potrebbe essere prorogato al prossimo 30 ottobre, stando alla volontà del Comune. Infatti il provvedimento sarà approvato in giunta nei prossimi giorni, una decisione che giunge dopo un confronto avvenuto tra l'amministrazione barese e le autorità sanitarie territoriali, anche alla luce del successo ottenuto da questi parklet montati all'esterno da quei ristoratori che anche per motivi di spazio non hanno potuto chiedere l'occupazione del marciapiede, quale solo pubblico da collegare al
alla propria attività. Complici le belle giornate e le temperature mitiche si registrano fino a fine ottobre, per il sindaco di Bari Antonio De Caro la proroga è da un lato un'occasione data alla clientela per socializzare, ma alla base c'è la volontà di evitare assembramenti al chiuso. In questi mesi, ha sottolineato il primo cittadino, abbiamo provato a capire come le pedane potessero trasformare strade e quartieri. Ci siamo resi conto che, oltre ad aiutare le attività economiche, le pedane esterne hanno favorito un processo di socializzazione di quartiere, inducendo tanti cittadini a cominciare a frequentare attività economiche sotto casa nei quartieri più periferici. Bene, con questo quindi è tutto per oggi. Cristina, a te buona serata. Grazie Italo. Intanto a Bari nasce una nuova biblioteca nell'Istituto Salesiano Redentore al quartiere Libertà. Il servizio di Maria Alessia Sforza. Non solo una biblioteca, ma un vero e proprio punto di incontro per l'intera comunità. Riapre i battenti la biblioteca dell'Istituto Salesiano Redentore in via Martiri d'Otranto, finanziata dal Comune di Bari con il progetto Colibri, nell'ambito dell'avviso regionale Community Library per la qualificazione e rafforzamento dei sistemi bibliotecari pugliesi. Oggi riapriamo al pubblico, dopo un'importante opera di riqualificazione, questa biblioteca fondamentale non solo per il quartiere ma per la città. Questa è una delle 11 biblioteca del progetto Colibri, che in realtà vanta un patrimonio librario importantissimo di proprietà proprio del Redentore e che si affaccia su questa piazza riqualificata. Dopo l'inaugurazione nel cortile dell'istituto si è tenuta una tavola rotonda dedicata agli ultimi 10 anni di cambiamento sociale nel quartier Libertà, un'occasione soprattutto per ringraziare il direttore uscente dell'istituto Don Francesco Preite, che dall'11 settembre assumerà l'incarico di presidente dei Salesiani per il sociale a Roma, e accogliere il neo direttore Don Pasquale Martino. È una cultura sana, un centro che possa accogliere i ragazzi più piccoli ma anche più grandicelli, giovani, e perché no, visto la vicinanza dell'università statale, potrebbe essere anche un luogo di studio per i giovani universitari che desiderano passare in tranquillità alcune ore in questa biblioteca. Ecco, la biblioteca non è soltanto un fatto di libri, non è soltanto un fatto di studio formale, ma è proprio creare una nuova mentalità. In 45 anni ha visto crescere intere generazioni, chiude i battenti la Python Bar, storica piscina al quartiere Poggiofranco. Ha insegnato a nuotare a intere generazioni, ha visto crescere nello sport tantissimi atleti. La storica piscina di Viale Kennedy a Poggiofranco, la Python Bari, il prossimo venerdì chiuderà definitivamente i battenti. Quelle che vedete sono le ultime immagini della struttura in funzione, girate questa mattina con i tanti bimbi che trascorrono nella storica vasca gli ultimi giorni di campo estivo. Fino a venerdì, dicevamo, dopodiché la piscina sarà dismessa e il suolo ceduto. Un duro colpo per il quartiere e per i tanti iscritti, che però non perderanno quanto costruito in questi anni, perché la società Python Bari continua a vivere anche se in altra sede. In una sorta di matrimonio con la Waterpolo Bari, con cui ha contribuito a far nascere lo stadio del nuoto, si riparte proprio da qui, in viale di Maratona 3. La qualità del servizio, gli istruttori e la passione per lo sport, insomma, restano invariate, con un sogno nel cassetto, quello di tornare un domani a servire un quartiere che nella Python ha creduto fortemente. La Python è viva e vegeta, non possono morire. 45 anni dal 76, 45 anni di storia, semplicemente si sta trasformando e si sta evolvendo, possiamo usare tranquillamente questo termine, perché per una serie di decisioni abbiamo deciso per il momento di smettere di abbandonare lo svolgimento delle nostre attività sportive nella sede storica di Poggiofranco, di Viale Kennedy, che ha visto tantissimi ragazzi passare, ha visto tantissime storie. Un domani la speranza e il desiderio è quello comunque di tornare a servire il quartiere Poggiofranco. Beh, l'idea di tornare a Poggiofranco è un sogno nel cassetto che mi auguro possa, ci stiamo già lavorando, però ovviamente è una cosa abbastanza lunga. E adesso parliamo di smart working, il nuovo sistema di lavoro che ha cambiato le abitudini di moltissimi lavoratori, in particolare del settore pubblico. Ce ne parla Roberto Maggi.
Lo smart working come modello per impostare nuove modalità lavorative per il post-Covid è quanto sta avvenendo in molti uffici pubblici dove il lavoro a distanza ha cambiato l'approccio verso i servizi al cittadino. In Regione Puglia sarà attivo fino al 31 ottobre 2021, salvo ulteriori proroghe. Al momento sono in modalità di lavoro agile solo una piccola parte dei dipendenti per 1-2 giorni alla settimana nelle varie sezioni, una scelta motivata anche dalla necessità di garantire rotazione negli ambienti più piccoli. La funzionalità degli uffici ha ripreso però quasi appieno. Ai direttori delle varie sezioni e successivamente ai dipendenti, ha spiegato l'assessore regionale al personale Gianni Stea, sarà inoltrato un questionario per valutare al meglio l'utilità del lavoro agile. Un discorso già avviato invece dal comune di Bari, dove il lavoro è tornato nella quasi totalità dei casi in presenza. Il ricorso agli strumenti digitali però si è trasformato in una best practice con il potenziamento dei servizi da remoto per il cittadino. Noi abbiamo nel periodo di peggiore della pandemia sfruttato al massimo lo smart working, anche tra l'altro introducendo un nuovo regolamentazione. Oggi la maggior parte del personale è tornato in presenza, però abbiamo ancora il personale in smart working. Utilizziamo il nostro sportello virtuale che abbiamo introdotto proprio nel periodo di pandemia anche con il personale che è in smart working, per questo consente un'interazione con i cittadini diretta, esattamente come se fosse l'impiegato fosse in ufficio insieme al cittadino, mentre ognuno delle due persone è a casa propria, e quindi intendiamo comunque proseguire questo tipo di attività e di sperimentazione. E per questa edizione del telegiornale serale tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Meteo è offerto da GL Industries. Since 1965, we serve solutions. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Situazione per la giornata di martedì con l'anticiclone che interesserà gran parte dell'Italia e i paesi centro-orientali del vecchio continente. Infiltrazioni di aria un po' umida in quota ancora sullo Ionio determineranno qualche breve azione instabile all'estremo sud. Andiamo al dettaglio, quindi sarà una giornata anticiclonica, prosegue questo trend estivo sulla nostra penisola con valori massimi compresi tra i 26 e i 32 gradi. Durante il pomeriggio brevi occasionali temporali si formeranno in alcune zone dell'estremo sud, soprattutto Appennino meridionale e sulla Basilicata, Calabria, Sicilia orientale. Altrove invece una giornata, dicevamo, bella di caldo estivo. Tutti i dettagli precisi sull'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da GL Industries. Since 1965 we serve solutions.